Bella ragazzi, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video, rieccoci qua su EveryEye. Io sono Flash e benvenuti al secondo episodio delle squadre divertenti da usare, le originali. È una serie in cui andrò a creare ogni settimana una nuova squadra che vi farò vedere e che spero vi possa divertire, quanto appunto può aver divertito me. Allora, si parla di un 4-2-2-2 con Chikawi senza Shermiti, ma una squadra davvero forte, ragazzi, che mi ha divertito davvero, davvero moltissimo. Allora, in porta chi abbiamo? In porta abbiamo Diego Lopez. Diego Lopez l'ho utilizzato davvero molto, infatti 18 partite, però mi ha fatto delle belle partite e delle partite di merda. Cioè, è un portiere davvero intermedio. Vi può azzeccare la partita in toto, vi può fare la partita di merda e... Cioè, davvero, quando è forte forte, quando è scarso è davvero 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 scarso, non ne piglia una. A destra, Mexes, dov'è Mexes? Eccolo qua. Mexes, diciamo che è un ottimo difensore non raro, 73 di velocità, 79 di difesa, 80 di fisico, costa pochissimo e vi devo dire che per quello che si può pagare è davvero davvero forte. Ha davvero un ottimo fisico, infatti conta 84 di strength, dei buoni work rate, normale alto e su 23 partite mi ha fatto anche un gol tra l'altro di testa. A destra che abbiamo? A destra abbiamo Coleman dell'Everton, poi vedrete anche perché ho messo lui. Non è male, l'anno scorso era un argento non raro, davvero buono. Quest'anno un oro raro che tra l'altro non costa neanche poco. Il prezzo si dovrebbe essere abbassato, però poi ditemi voi se si è abbassato o no. 81 di velocità, 78 di difesa, 78 di fisico e 77 di fisico. È un giocatore davvero equilibrato, mi è piaciuto, ha anche un buon fisico, cioè una buona strength e quindi perfetto. COC, passiamo già al COC, proprio facciamolo in modo ignorante. È Atsu, ecco il perché di Coleman. È proprio perché ho messo Atsu e poi vedrete anche perché ho messo Atsu. 92 di velocità, 66 di tiro, 71 di passaggio, 80 di dribbling. È un giocatore che molti di voi mi hanno consigliato. Flash, prenditi Atsu che è davvero davvero forte. In un gioco dove conta solo la velocità e il dribbling, praticamente 92 di velocità, 80 di dribbling. Ho detto tutto, dai, ho detto tutto, è davvero un ottimo giocatore. DC abbiamo Castan della Roma, ottimo portiere, sì, portiere, difensore, 71 di velocità, 84 di difesa, 81 di fisico, pagato davvero poco, è un difensore che fa il suo lavoro molto bene, comunque costa molto poco, un'ottima forza fisica e con Mexesco forma davvero un'ottima coppia chip. Per la Serie A è comunque molto buona. Terzino sinistro, Asley Cole. L'anno scorso era un 85, 22 partite, 0 reti. Un terzino normale, equilibrato abbastanza, però nella media ce ne sono di molto meglio, ma ce ne sono anche di peggio. 73 di velocità, 80 di difesa e 75 di fisico. Peccato per i work rate, perché se avessi tipo normale normale sarebbe molto meglio, perché starebbe più in difesa e comunque si sfrutterebbe di più quelle che sono le sue buone doti di difesa, quindi 80 di difesa e 75 di fisico. Ma l'ho messo praticamente quasi solo per l'intesa. CDC. Abbiamo un argento, sto parlando di Serie D, davvero buono, non me l'aspettavo così forte, è davvero davvero ottimo, non buono, ottimo. 81 di velocità, 179 cm, 85 di fisico, cioè lui ha una buona strength, una buona stamina e un buon salto, che per un CDC è tutto, è forse la statistica più importante, il fisico per un CDC. E ragazzi, è davvero forte, molto veloce, fa ottimi recuperi, poi è dappertutto, è dappertutto. Pagato anche non tanto, 3200 crediti, credo che ve lo possiate permettere tutti e ne vale la pena, in assoluto. COC invece abbiamo un altro argento, sto parlando di Sio. Anche lui ivoriano del Basilea. Beh, è veloce, ha un buon dribbling, un buon passaggio, cosa si vuole di più? Niente, quindi potrei anche smettere di parlare. È proprio andare un altro giocatore, però ne parlo ancora un pochino. Lui è un ATT, l'ho messo COC per questione d'intesa e mi ha soddisfatto. Si può dire così, soddisfatto, è molto veloce,
Ha un buon passaggio, non pensavo, comunque 70 di passaggio per un argento ATT non è per niente male. L'ho pagato un pochino, magari 4.500 crediti, un prezzo poi proibitivo se magari voi volete fare tutta la squadra. Comunque davvero davvero buono. L'altro CDC è Muntari, Muntari. Non si sa perché, ma lui ogni anno ha delle ottime statistiche, anche se in partita, in real life, secondo me non è così forte. 70 di velocità, 74 di dribbling, 74 di tiro, 74 di passaggio, 73 di passaggio, sì, 74 di difesa, 73 di passaggio, 83 di fisico, con alto alto come work rate. Se ci pensate, il CC, il centrocampista centrale, perfetto. Se poi vediamo che comunque costa 700 crediti, è perfetto, perfetto, davvero, è davvero forte Muntari, ha un ottimo tiro, una buonissima velocità anche se non sembra, ed è completo, 70 più in ogni statistica. Davanti, il partner di Chikawi è un argento, è ghanese, ha 5 stelle, piede debole, Assifuà signori, non si cioè, non se ne parla tanto di Assifuà. Mi è servito più che altro per servire Chikawi, perché se aveva palla Assifuà davanti al portiere la passavo Chikawi, anche perché devo fare la review. E chi fa review sa di cosa sto parlando. 87 di velocità, 68 di tiro, 71 di dribbling, 69 di fisico. Davvero un ottimo giocatore. 5 stelle piede debole, 3 mossa abilità, è molto veloce. Ottimo tiro, ottimo, ottimo tiro. E è pagato davvero pochissimo, 550 crediti. Invece davanti chi abbiamo? Abbiamo il signor Chikawi, ragazzi, chi può starci? 1200 crediti, 5 stelle piede debole, 5 stelle mossa abilità. È fortissimo, tanto che ci ho fatto una review, ma io non ne parlerei tanto perché è inutile, tutti l'avranno provato di sicuro il buon Chik, e quindi sto zitto. E dite voi nei commenti quanto forte Chikawi, ditelo voi. Ragazzi, questa è la squadra, è un 4-2-2-2 davvero divertente. Spero davvero vi sia piaciuto. Questa squadra non credo sia. Non è lì, è nel. È nell'EV, quindi non Link's Wasted come l'altra. Però è comunque divertente e forte. Io vi ringrazio, lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!